Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto, professore. Eccomi, un caro saluto a tutti e a tutte. Ecco, professor Novara, lei più volte ha sostenuto che gli alunni imparano dai compagni, ma quando parliamo di mutuo insegnamento, a cosa ci riferiamo? Dunque, la domanda è molto molto interessante perché qua siamo nel cuore della storia della pedagogia, ossia la pedagogia moderna rispetto a quella antica che era basata sul sistema dei monitori, che era un sistema personalizzato uno a uno, spacca la tradizione e segnala, a partire da Jean-Jacques Rousseau, che i bambini, gli alunni sono una risorsa per se stessi e sono in grado da loro stessi di attivare dei processi di apprendimento. È la famosa, come dire, teoria rousseauiana che nel bambino, nella bambina c'è un quid che li rende in grado di avere già delle capacità. Su questo nasce la pedagogia moderna. Pestalozzi, che è stato uno dei maggiori principali seguaci all'inizio dell'Ottocento, proprio di Jean-Jacques Rousseau, applica un metodo che discende da quelle teorie proprio nei suoi centri, che erano anche difficoltà economica, quindi lui non poteva avere tanti insegnanti. Cosa fa? Un po' quello che fa Don Lorenzo Milani a Barbiana, cioè utilizza direttamente i bambini, i ragazzi che ne sapevano qualcosa. E quindi, entrando anche nel merito del mutuo insegnamento, in senso stretto, cioè le cosiddette scuole di mutuo insegnamento che favorivano l'alfabetizzazione a partire da quelli che già sapevano leggere e scrivere, far di conto che insegnavano agli altri, anche Pestalozzi utilizza questi nuovi metodi nei suoi centri. Progressivamente l'idea, che inizialmente è basata proprio sull'idea chi sa di più insegna chi sa di meno, diventa, proprio per il successo che riesce a ottenere, diventa anche l'idea, la grandiosa idea pedagogica, particolarmente cara all'attivismo di primo Novecento, che siano gli alunni stessi, nella loro interazione sociale, nella loro reciprocità, nel loro costruire assieme un percorso di apprendimento, a ottenere i risultati migliori. Specialmente nel Novecento la pedagogia francese, José Cousinet, poi Célestine Freinet, sono gli esponenti di spicco di un modo di fare scuola basata sul mettersi assieme, no? Sul fare qualcosa che non sia semplicemente ascoltare, no? L'insegnante, come nel caso degli antichi monitori, da Quintiliano in poi, passando per il nostro Vittorino da Feltre. E questa tradizione viene raccolta tantissimo in Italia dal movimento di cooperazione educativa, in primis il grande Mario Lodi, di cui abbiamo parlato anche con questa nostra testata. Ma specialmente Don Lorenzo Milani, insomma, la scuola di Barbiana è costruita letteralmente sul mutuo insegnamento, no? Sono tantissime le immagini dove i suoi alunni stanno lavorando assieme proprio nella logica che chissà qualcosa aiuta gli altri. Però dobbiamo distinguere fra l'accezione specifica e l'accezione più generale. L'accezione specifica è proprio questa: chissà qualcosa insegna a chi non sa ancora. L'accezione più generale generica è lavorare assieme gli alunni, perché questo funziona, perché è più efficace che non
riferirsi a una didattica frontale dove c'è solo da seguire pedissequamente le indicazioni dell'insegnante. È logico che quindi l'insegnante prenda una posizione più da regista, cioè quello che fa lavorare letteralmente gli alunni in una logica socio-relazionale che permette di ottenere grandi risultati. Ecco, lei diciamo ci ha spiegato e un po' ci ha già accennato a quello che le volevo chiedere adesso, ovvero come posso insegnanti ed educatori favorire il processo di mutuo insegnamento? È una questione strettamente pedagogica e didattica. Allora, pensiamo anche solo alla collocazione dell'aula, no? Collocazione dell'aula tradizionale, in genere purtroppo gestita da operatori che hanno alle spalle, no, la vecchia immagine della scuola, della classe di una volta, è frontale, c'è la cattedra e poi tutti i banchi. Anche ieri in consulenza un ragazzino mi spiegava la disposizione della sua classe, una prima superiore, 28-29 alunni, la cattedra e tutti davanti alla cattedra, così, no, impacchettati letteralmente. Però la prima cosa è disporre l'ambiente, questo tema anche molto caro a Maria Montessori, l'ambiente fa la scuola, quindi come disponiamo la classe. Ovviamente io sono per una disposizione flessibile, plastica, dove si possono comporre e ricomporre i banchi, le sedie, i tappetoni, lo stare in piedi, lo stare seduti, muoversi, alzarsi. Ecco, no, la classe deve essere uno spazio dinamico, non è che necessariamente dobbiamo passare dalla disposizione frontale a quella circolare e rischiamo di riprodurre una cristallizzazione. Ma uno spazio modulabile in vario modo. Questa è la prima necessità, in modo che da subito, no, gli alunni capiscono che mettendo, che ne so, i banchi assieme, le sedie assieme, ecco che incominciano a comporre una precisa disposizione al lavoro comune. Il secondo elemento è, come dire, l'abbandono della lezione frontale come sostanzialmente metodo prioritario, principale, se non in certi casi purtroppo addirittura l'unico metodo che l'insegnante utilizza per fare scuola, nel senso che se noi vogliamo una didattica sociale bisogna che questa abbia anche una sua coerenza. Io ricordo quando negli anni 90 andavo nelle scuole e c'era sempre l'insegnante che diceva ma io non lo faccio il lavoro di gruppo perché altrimenti si fa la confusione, c'è una confusione, basta, capito? Ma se tu fai il lavoro di gruppo una volta al mese è logico che quello che diventa un momento carnevalesco, non un momento scolastico. Cioè noi dobbiamo decidere se vogliamo una didattica sociale o una didattica unidirezionale e individualistica. È questo il non individualizzata, individualistica, no? È questa la decisione che ogni insegnante all'inizio, come dire, del suo lavoro con i suoi colleghi, se possibile, perché qua fare a volte un'impresa titanica, deve decidere per creare un baricentro. Il baricentro, secondo me, va spostato sui ragazzi. Poi la terza questione è che, come dire, il lavoro sociale fra gli alunni, il lavoro di mutuo insegnamento va predisposto. In questo io sono dell'idea che questa fossilizzazione, la definirei, dell'orario di lavoro degli insegnanti, basato unicamente sulle ore di lezione, quei 18 ore alle secondarie, 24 alla primaria, eccetera eccetera, no, rigido come un baccalà, non sta più in piedi da nessuna parte. In realtà l'insegnante della primaria ne fa ben di più di 24, l'insegnante delle secondarie ne fa ben di più che 18. L'orario di lezione non è l'orario di lavoro,
lo vogliamo capire una volta per tutte? Ecco, se lo capiamo, allora siamo in grado anche di costruire un orario di lavoro che preveda la preparazione, no? La progettazione in equip con i colleghi, in modo che se noi prepariamo il lavoro siamo in grado anche di preparare gli spazi di lavoro dei nostri alunni, ossia creare situazioni stimolo, creare situazioni di laboratorio, creare quelle occasioni dove attraverso anche, non so, il mutuo insegnamento, le lezioni sociali e tutta una serie di tecniche molto, molto diffuse, molto efficaci, ecco che gli alunni imparano a lavorare assieme. Ma se non c'è uno spazio di progettazione, è logico che l'insegnante usa i metodi di quando era a sua volta alunno, cioè parlare e sperare che qualcuno ti ascolti. Insomma, a volte è proprio una speranza, diciamolo pure. Ecco, proprio su questo argomento il CPT ha organizzato un convegno con lei e con il dottor Pellai per rafforzare il valore educativo del gruppo dei pari, ovvero i compagni di classe. Ci racconta in cosa consiste? Bene, allora torniamo anche sulla domanda iniziale. Io sono assolutamente dell'idea, sulla base dei miei studi e delle mie esperienze, che a scuola si impara dai compagni, ma per creare questa condizione bisogna anche creare le condizioni di motivazione socio-affettiva, cioè bisogna stare bene a scuola, bisogna che i tuoi amici siano a scuola, i tuoi compagni siano a scuola, no? Che quando un figliolo organizza il suo compleanno invita per esempio i compagni di classe, no? È fondamentale, se non ti invita i compagni di classe vuol dire che c'è qualche problemino. Allora su questo versante chiesto appunto al dottor Alberto Pellai, che è anche un caro amico, di darci una mano, no? Proprio perché so che lui lavora su questi aspetti anche socio-emotivi, no? Psico-emotivi, che aiutano a costruire una motivazione, quindi a creare quell'ambiente che, non so, ad esempio, fare la gita scolastica all'inizio dell'anno scolastico, non alla fine, non può essere un premio, deve essere una condizione che ti permette di lavorare il meglio possibile lungo tutto l'anno. È un tipo di dispositivo che si usa tantissimo nel nord Europa, dove alla fine di agosto, quando loro iniziano la scuola, li vedi nei campeggi, no? Negli alberghetti, negli ostelli, sono tutti pieni degli alunni delle scuole che stanno facendo proprio la gita, quei 3-4 giorni d'inizio scuola, che rafforza il gruppo. Ma qualsiasi insegnante facendo la gita di classe si è accorto che quello che durante le ore cosiddette di lezione era una specie di lavativo, di impostore addirittura, ecco che improvvisamente durante la gita di classe si trasforma in un grande animatore, quello che, come si dice, no, in gergo sportivo, fa spogliatoio, no? È meraviglioso. Quindi sono quelle attività socioaffettive di cui anch'io ho parlato tanto nel mio libro Con gli altri imparo, che è un libro anche un po' antico, che la prima edizione addirittura l'avevo fatta negli anni 80, proprio per costruire, no? Costruire la conoscenza, la comunicazione, la capacità di dialogare, la capacità di gestire i conflitti, ecco tutte quelle azioni che permettono di andare a scuola come un ambiente vivo, no? Emotivamente caldo. E su questo abbiamo chiesto l'aiuto di Alberto Pellai, e poi viceversa sarò io a lavorare di più insieme a tutti i miei collaboratori del centro, che sono espertissimi su come creare un convegno di servizio, no? Dove gli insegnanti alla fine si portino a casa proprio delle nuove competenze, quindi ricostruire cosa vuol dire mutuo insegnamento, così come ne abbiamo parlato all'inizio di questa conversazione, ma anche
e come applicarla nei vari ambienti scolastici, ambienti trasversali che possono andare sì dalla scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, dappertutto è necessario costruire una didattica sociale, perché in questo modo noi attiviamo la motivazione, riduciamo l'abbandono scolastico, riduciamo anche la demotivazione scolastica. Se un alunno va contento a scuola, è un vantaggio per tutti, ce la può fare, è felice e quindi riesce anche a concentrarsi maggiormente. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Anche nel mutuo insegnamento c'è bisogno di un ritorno per verificare l'efficacia dell'azione adottata. Come avviene la valutazione del mutuo insegnamento? Esatto, questa. Sì, bisogna anche qui partire da un presupposto. Cosa valuta la scuola? Ecco, questo è il problema. Valuta le nozioni, valuta la capacità di ripetere le cause della rivoluzione francese, il teorema di Pitagora e quant'altro. Ecco, cosa valuta? Ecco, io ritengo che la scuola deve valutare i processi di apprendimento. E qual è il modo migliore per acquisire apprendimento? Stare con i compagni, imitarli. Non è questione di copiare, ma di imitarsi reciprocamente per poter acquisire quello che gli altri magari hanno già colto, hanno già capito, sanno già applicare e io non ancora. No, prendiamo un'espressione di matematica, un'espressione algebrica. Ecco, tu insegnanti continui a insistere, no? su questo versante di sta benedetta espressione. E poi improvvisamente interviene un compagno di classe del nostro Mattia, glielo spiega, in 4 e 4, 8 Mattia capisce. Certo, come diceva la Montessori, no? Letteralmente, no? Mi permetto di fare una citazione della nostra grande collega che ci sta alle spalle, no? Perché adesso c'è questo mito del tornare al passato, no? Però quale passato? Ho capito che tutti che questi no, del ministero vogliono tornare al passato, però attenzione, il passato pedagogico è Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Frobella, la Montessori, la scuola attiva, no? Lorenzo Milani, Mario Lodi, questo è il passato. No, quando se ne parla. E lei diceva, gli insegnanti sono incapaci di far capire a un bambino di 3 anni una quantità di cose che un bambino di 5 gli sa far benissimo intendere. Vi è fra loro una naturale osmosi mentale. Ecco, questo è la questione. Allora, se la scuola valuta la capacità di apprendimento e non la pure semplice ripetizione di contenuti, di formule, di nozioni, ecco che il problema della valutazione non è più semplicemente dire ma non facciamoli lavorare assieme perché dobbiamo capire come lavorano loro, ma è mettere a disposizione prove di valutazione che siano prove applicative, dove non ha importanza, come dire, il lavoro pregresso, se è un lavoro individuale o un lavoro sociale. Anzi, se è un lavoro sociale è meglio perché hanno imparato di più. Quindi ribadisco ciò di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, la valutazione evolutiva o formativa. Come diceva il Ministero fino a qualche anno fa, adesso sembra che abbia cambiato idea, è una valutazione che non registra pedissequamente le crocette giuste rispetto a quelle sbagliate, ma registra le capacità di applicare le conoscenze in un ambiente concreto, reale, non in un ambiente artificiale come possono essere, che ne so, le prove invalsi, una pure semplice anche interrogazione, ma come può essere un giornalino realizzato assieme,
un'opera teatrale, un video realizzato assieme, no? una lettera collettiva. Ecco, qualcosa che coinvolga i ragazzi in un'operazione concreta. Erano i principi, a proposito di passato, della scuola attiva. E quindi, eccolo il passato che bisognerebbe ripristinare, non il passato di Giovanni Gentile e appunto dell'accademismo e della scuola piramidale, ecco, che non ci porta da nessuna parte, ecco, ci fa fare un giro archeologico in un museo scolastico che per fortuna abbiamo lasciato alle spalle, ed è bene lasciare le spalle, ma la nostra scienza, quella pedagogica, viceversa, non dei relitti, ma tanti indizi di una possibilità come comunità scolastica di restituire protagonismo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Allora io aspetto tutti a questo nostro ulteriore appuntamento, perché all'inizio della scuola darà proprio agli insegnanti la possibilità e agli insegnanti di trovare quegli spunti motivazionali per restituire alla professione il fascino e l'entusiasmo che si merita tutta. Grazie professor Novara per essere stato con noi. Grazie a voi, un caro saluto ancora a tutti e a tutte.